Allora, oggi un video in cui vi faccio vedere i regali di Natale. Questo video ovviamente lo vedrete dopo le festività, per ovvi motivi, però penso che siano delle idee, carine che possano essere utilizzate anche al di fuori, insomma, del Natale, proprio come idee regalo in generale. Per questo motivo ve le faccio vedere. Allora, mi vedrete vestita, insomma, in più modi diversi perché registrerò questo video man mano che andrò a preparare i regali. Quindi in questo momento vi faccio vedere quelli che già ho e poi man mano più o meno cercherò di raggrupparveli. In fondo, poi proprio al video, vedrete una foto, o più foto probabilmente, con gli oggetti finiti. Quindi adesso poi capirete quando vi farò vedere che cosa intendo, ma soprattutto alcuni incartati, altri semplicemente avranno solo una decorazione perché vanno già bene così come sono. Quindi iniziamo subito. Allora, i primi che vi faccio vedere sono questi che ho fatto. Allora, sono due, comunque ve ne mostro uno. Sono delle bottiglie in vetro che io ho decorato e poi all'interno ho messo dei sali da bagno alla lavanda in questo caso. Quindi decorazione veloce, questa è la prima, faccio vedere anche l'altra, un po' più pesantina questa, sempre con i sali alla lavanda. Qui in basso c'è il bianco e poi l'oro e qua sopra, spero si noti, c'è l'oro, qua su questa parte qua. E per il resto ho lasciato completamente trasparente in modo tale che si veda appunto il contenuto. Quindi questa è già un'idea. Poi quelle che io adesso vi farò vedere sono tutte idee che quando andrò a fare i regali poi saranno messe assieme. Esempio, i sali da bagno avranno un qualcos'altro assieme, inerente ovviamente il bagno, no? Oppure la casa, insomma, eccetera. Quindi saranno magari due o tre cose fatte da me, messe assieme e viene fuori un unico regalo, ecco. Altre volte invece sarà magari solo un oggetto proprio solo e basta. Poi invece ho preso questi che sono degli incensi che io adoro, candele, incensi, mi sono sempre piaciuti. E ho preso allora gelsomino, due alla vaniglia perché in realtà uno rimane a me e l'altro lo regalerò e uno al patchouli. E come vi dicevo, per esempio, questi incensi io metterò magari un incenso e un qualcos'altro assieme e ho fatto il mio pensierino. Per come incartarli, vi dico già, di solito tendo normalmente a incartare ogni singolo, insomma, regalo a sé. Facendo invece quest'anno, anche gli anni scorsi ogni tanto l'ho fatto, dei mix, diciamo due o tre cose assieme, a quel punto tendo a fare la borsetta con fuori il tag, l'etichetta, con su scritto ovviamente per chi è, in modo tale che la persona riceva direttamente la sua busta, diciamo così, con i due, tre, quattro, insomma, quelli che sono oggettini all'interno. Anche perché, soprattutto quando faccio queste buste, io normalmente cosa faccio? Le lascio lì, diciamo, aperte, pertanto da chiudere, diciamo, sono molto veloci, e aggiungo magari, soprattutto se sono nuovamente femminucce, magari dei campioni omaggio, qualcosa, sapete quando vi danno in profumeria oppure quando fate degli ordini online, ok? Se sono cose che tanto so che io non utilizzo, è inutile che le tengo lì nel cassetto a non far nulla. Se so che potrebbe o almeno potrebbe interessare la persona a cui lo regalo, io non mi faccio problemi anche a regalare i campioni omaggio perché non ci vedo nulla di male, ecco. Anche perché comunque cioè, i regali le faccio a persone a cui, cioè, che conosco, non sconosciuti, ecco, che dici, ma cosa mi regala questa? Per cui la mia filosofia in teoria dovrebbero averla capita dopo anni e anni e almeno nessuno si è mai scandalizzato, non mi hanno mai detto niente, quindi penso possa andare, anzi spesso e volentieri li utilizzano, poi mi dicono come si trovano, perché quando magari a me non mandano niente perché non sono beauty vatte la pesca, non me ne frega niente, però magari faccio un ordine e poi magari all'interno mi inseriscono una crema per pelli mature, io cosa me ne faccio? Magari dai 40 anni in su. Quindi magari non so, posso decidere di darlo a mia mamma come mia suocera, eccetera, eccetera, capite? Questo è il senso. Io non me ne farei assolutamente nulla. Ecco, quello voglio dire.
Poi, proseguendo, libro, ma c'è sempre un libro. Questo ho deciso di prenderlo perché la persona ovviamente a cui andrà fa anche il compleanno vicino alla data di Natale, quindi non se lo aspetterà. Ama molto questo autore, anche a me piace molto, e quindi ho deciso, visto che è appena uscito, di prenderle la versione con la copertina rigida proprio, quella, perché insomma mi sembra un bel regalo, ecco. Poi vi faccio vedere che ho preparato dei biglietti, quindi quest'anno ho sia dei tag, quelli piccolini così, che attaccherò con il filo, lo spago o del cotone semplice, sia dei biglietti che avevo e che ho deciso così di decorarli, così me li tolgo. Allora, alcune sono decorazioni molto semplici, non so se si possono vedere i brillantini, comunque, e all'interno c'è stato scritto Buon Natale, insomma, in varie lingue. Adesso ve ne faccio vedere alcuni. Sono di vari colori, poi ho fatto questo. Avete anche i video dei biglietti, di alcuni come li ho fatti, comunque vedete. Insomma. Poi ho questo, fatto così con le palline fatte così. Pardon, con le palline fatte così. Insomma, fatte un po' di diversi tipi, ecco, diversi colori, anche questo invece è colorato lo spago, insomma, c'è un po' di tutto, un po' misto. E questo praticamente vedo che sul momento, ne ho fatti un po', vedo a chi darli, ovviamente in teoria dovrebbe essere comunque una famiglia, semplici, veloci da fare, fate bella figura e ve la cavate con poco. Poi un altro regalo, questo utile. Invece è un borsello da uomo con la sua tracollina e ha poi tutte le varie tasche qui, insomma, dietro, dentro, ovunque, a tasche ovunque. E questo so perché serve, quindi per gli omini. Poi vi darò altre idee anche per gli uomini, che sono sempre quelli più difficili. Poi ho preparato invece dei barattoli. Ne ho due, sono uguali. Allora, mi direte che cosa serve? Con il dovuto coperchio suo, ho pensato di fare dei biscotti semplicissimi, senza cioccolato, senza creme, marmellata, biscotti semplici, pasta frolla, da mettere all'interno di questo dei due barattoli e vengono poi chiusi. I barattoli li ho fatti io. Quindi la base è blu, spero si veda, perché non so con questa luce. Qui è oro anche qui. E poi all'interno vedete che c'è vediamo se riesco là. Ho lasciato uno spazio con un cuore e qui, diciamo, sul bordo del cuore ho messo sempre dell'oro. Forse di qua si nota un po' di più, ma comunque sono uguali. E questa è un'altra idea che potrebbe essere utile. E allora, per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo pezzo di video, dove spero di avere, perché ho fatto degli ordini online, quindi sto aspettando che mi arrivino le cose, spero di avere, insomma, di ricevere il tutto, così vi divido il video solo in due parti. Continuando con i regali di Natale, allora, un burro corpo. Qualsiasi marca, non importa. Poi ho preso delle borsettine invece, queste qua semplici, dove andrò a mettere appunto tutti questi pacchettini, questi piccoli regali che metterò assieme, di varie misure, eccetera. Adesso questo è giusto per farvi vedere un po' com'è. Poi ho fatto dei burri, no, degli scrub. Viso e corpo. Allora, questa è la confezione che io ho fatto finale e queste a loro volta andranno dentro ad una di quelle bustine lì. Quindi già di per sé così non sono male, però appunto andranno insieme. Allora, il coperchio è colorato, ne ho diversi, c'è cioè blu, azzurro, verde, insomma, vari colori. Questo qua è sul rosa.
E dentro c'è appunto lo scrub che ho fatto io molto semplicemente, e qui ho messo appunto l'etichetta. Dopodiché ho preso invece una sciarpa che fa sempre comodo, così, questo vi faccio vedere il colore, spero si veda bene. È leggera perché è in cotone, però può essere fatta su, come avete visto, in diversi modi anche, può essere portata anche solo sulle spalle, quindi è abbastanza versatile, ecco, come sciarpa. Poi un altro regalo, spero molto utile, molto buono, è questo. Allora, io ho semplicemente preso le bottiglie e ho fatto un liquore al cioccolato e poi ho messo queste etichettine qua. Io adesso vi faccio vedere, questa comunque la grandezza della bottiglia, vi faccio vedere altre etichette che ho preparato, tipo questa, un po' classica, così, eccetera. E io vi lascio anche qua sotto dove potete scaricarle, perché non le ho fatte io, ma le ho trovate. E quindi mi sembrava carino, insomma, per non fare sempre la solita bustina per i vini o comunque le bottiglie. Poi degli altri regali che ho preso. Allora, questi che ho fatto io, spero si vedano, sono bianchi e neri. Poi questo, che in realtà è un'aggiunta. Io spero si veda, insomma, in modo comunque ha tutti uno spazio più grande e quei quattro più piccolini, insomma, è decisamente grosso, diciamo, o comunque bello capiente ed è nero come colore. E l'ho trovato anche bordeaux, però nero almeno possono metterlo dove vogliono. Poi vi faccio vedere un pacco invece che mi è arrivato da Chiabi, ci sarà scritto, okay. Ovviamente c'era scritto dietro. Allora, qua c'è un regalo che, vabbè, non sono autofatto, è uno invece che è per il mio piccolino. Non lo apro perché lo lascio direttamente incartato così e lo scartiamo poi a Natale, quindi lo lascio così, così non vede niente, siamo a posto. Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.